mentre documentiamo attraverso queste immagini la nascita del porto turistico Sifonia, che è collegato poi a una struttura alberghiera che sorge sulla via Sifonia dove ci troviamo, una delle vie del centro storico di Augusta, dobbiamo segnalare una triste nota, vale a dire quella della perdita del sommergibile Mocenigo, che insieme ad altri sommergibili era di stanza nella base militare di Augusta. Perché segnalare questa perdita? Perché un'associazione, Salviamo il Mocenigo, ha tentato di avere il Mocenigo, appunto il sommergibile che era in attività una volta, proprio qui nel porticciolo. Poteva essere una grande attrazione turistica, come sommergibili di quella classe si trovano a Venezia, uno e l'altro a Milano, al Museo della Scienza e della Tecnica a Milano, ed è visitabile, si paga per visitarlo. Il titolare di questa realtà che sta crescendo, Alfio Fazio, ha messo quella gru per, ovviamente, per gli argini di questo porto turistico, e era disponibile per prelevare il Mocenigo dove si trova attualmente e portarlo qui, e poi naturalmente restaurarlo e renderlo museale, un oggetto museale da visitare. Quella gru costa un sacco di quattrini, il noleggio è esoso, e fino al 15 ottobre questa gru rimarrà qui, ma siccome costa appunto tantissimo, il comune di Augusta non ha i fondi, il comune di Augusta non può quindi salvare il Mocenigo. C'era questa opportunità, questa congiuntura, grazie alla disponibilità del privato, cioè Alfio Fazio. Questa opportunità è sfumata e il Mocenigo, che era stato promesso a Taranto, andrà a Taranto.